Andiamo subito alle immagini perché non vedo l'ora di vederle insieme ai nostri telespettatori perché le ho viste prima, sono bellissime, raccontacele. Sì, l'Etna, dopo l'evento parossistico che commentammo dello scorso 12 novembre, dopo poi una settimana di totale calma, dal 19 novembre poi ha cominciato a inanellare una serie impressionante di eventi tipo stromboliano, attività tipica per un vulcano come l'Etna, ma è assolutamente sorprendente nella sua ciclicità, cioè con oltre 250 eventi stromboliani della durata ognuno di 10 minuti e un quarto d'ora, intervallati da una cadenza quasi svizzera come cronometro di un'ora a un'ora e 20 fra uno e l'altro, che ha lasciato a bocca aperta anche i ricercatori, i vulcanologi che studiano questo vulcano da tanti decenni. La prima foto di Gianni Tumino ci porta al 24 di novembre dal versante orientale del vulcano e siamo proprio a metà quindi di quella sequenza di 10 giorni con oltre 20 eventi stromboliani al giorno. La foto successiva dello stesso autore con una lunga esposizione coglie i tracciati del moto apparente delle stelle oltre al panorama glassato dalle recenti nevicate. Giorgiusa, 5 giorni dopo il 29 di novembre, ma da analogo punto d'osservazione, coglie a sua volta uno di quegli oltre 250 eventi stromboliani intervallati da una cadenza così regolare, così ciclica. Dario Giannobile, il giorno dopo, il 30 di novembre, con questa a sua volta lunga esposizione, oltre ai tracciati stellari, coglie la nascita di una nube lenticolare. Guardate questa immagine come rende il movimento delle correnti atmosferiche che risalgono sul pendio sopravvento, portano la massa d'aria a sollevarsi, quindi a condensare in quelle gocciole, e poi sul versante sottovento, dopo essere stata illuminata dai bagliori dell'attività eruttiva, vanno ad avvolgere il vulcano. Nello scatto successivo di Dario, la nube ormai ha avvolto la montagna, ma l'attività stromboliana, vedete che la sovrasta in questa immagine, veramente che è un manifesto del nome del gruppo Pictores Cieli, gruppo di fotografi a cui Dario appartiene. Ancora Gianni Tumino, prima dell'alba del 1 dicembre, siamo ormai quasi nel clou dell'evento, coglie ancora l'attività stromboliana che però sta rompendo quell'equilibrio di graduale ciclico accumulo di energia altrettanto costante rilascio. Questo equilibrio si sta rompendo, le foto successive di Luigi Risiglione ci portano il 1 dicembre proprio all'inizio di quelle tre ore di evento parossistico, il quarto evento parossistico di questo 2023, ma uno dei più spettacolari degli ultimi decenni, complice le condizioni meteorologiche di eccezionale visibilità. L'attività stromboliana diventa attività di fontane laviche, iniziano due trabocchi lavici che si vanno incanalando nelle scanalature, nei solchi formati dal collasso dei coni vulcanici degli anni precedenti. Uno lo vedete, lo intuite sull'altro versante del vulcano, verso sud-sud-ovest, e uno che viene verso il punto di ripresa verso sud-est, che si va incanalando verso la valle del Bove, quella valle desertica che si trova sulla parte sud-orientale del vulcano. Veronica Testa, da analoga punto di ripresa, nello stesso momento coglie a sua volta, vedete le esplosioni, queste grandi esplosioni di bolle di lava accompagnate da violente deflagrazioni che scuotono tutti i centri abitati. Già dall'attività stromboliana dei giorni precedenti, questa continua attività di boati aveva messo così in allarme, e anche dal punto di vista fotografico, allarme anche positivo. Tutti con gli occhi puntati sull'Etna. Esatto. E l'ultima foto di Veronica Testa, cioè la successiva, ci fa anche scorgere la chiesa madre di Zafferana Etnea, quindi dai centri storici anche dei paesi, delle città, delle cittadine di tutta la Sicilia orientale, compresa la via Etnea e tutte le piazze storiche di Catania, si ammira l'attività dell'Etna. Questa è Giorgiusa che da Zafferana Etnea coglie a sua volta questo momento, ma ha l'intuizione da brava guida di spostarsi sul litorale per cogliere questo scorcio sul porto turistico di Riposto. Siamo sul litorale catanese, a metà strada fra Catania e Taormina, la Basilica di San Pietro sullo sfondo l'Etna. La stessa idea di trovare un punto di osservazione in perfetto allineamento con il vulcano è quella che anima Michele Pantano, che trova una terrazza da Ortigia, quindi la parte antica di Siracusa, rivolto verso la parte moderna della città, avvicina colto l'obiettivo quello che sembra essere un logo stilizzato creato da un artista per promuovere simbolo il Parco Nazionale dell'Etna. Invece è la natura che si autopromuove con questo spettacolo incredibile. La penultima ci porta ancora più lontano, da Ragusa, Ibla, Marcella Giulia Pace, a sua volta di Pictores Cieli,
trova un'impervia postazione in perfetto allineamento tra il Duomo di San Giorgio, uno dei gioielli assoluti del barocco siciliano, a Ragusa Ibla, e sullo sfondo a 95,3 km, quasi 100 km. Vedete quell'attività dell'Etna e Gianni Tumino, da poche decine di metri più in alto da Ragusa Superiore, inquadrando la cattedrale di San Giovanni Battista, a sua volta ci regala quest'ultimo scorcio su questa attività. Andava fatta, lata in breve.